Stefano, quanti siete? Siamo tantissimi, è un corteo enorme, è un momento importantissimo per questa città. C'è da scuotere le coscienze in questa fase? Assolutamente sì, questo è il nostro obiettivo, è quello di portare in questa città, in questa regione, un vento nuovo. Purtroppo l'Umbria e la città di Perugia ultimamente hanno dato segnali di retrocessione in tema di diritti. L'abbiamo visto a Perugia, l'abbiamo visto a Todi e in tanti altri posti. Questa è la nostra risposta, una Perugia diversa, un'Umbria diversa è possibile. E queste persone in piazza lo testimoniano. Tre gli argomenti, Johan, migranti e Fabiola. Assolutamente sì, abbiamo voluto dedicare questo Pride al piccolo Johan che ancora deve subire una discriminazione assurda da parte del comune di Perugia e anche a Fabiola Bernardini che è la bibliotecaria di Todi che ha resistito coraggiosamente a una decisione assurda del comune di Todi, quella di togliere i libretti che parlano di orientamento sessuale e famiglia arcobaleno dalla biblioteca pubblica. Che cosa è scomparso secondo lei, il buon senso o solo il rispetto, che non è poco, dei diritti? Assolutamente il rispetto dei diritti e credere di stare dalla parte giusta della storia. Purtroppo alcune amministrazioni hanno dato prova nei fatti, perché magari a parole dicevano tutt'altro, ma nei fatti hanno dimostrato di essere dalla parte sbagliata della storia. Ultima battuta, quante associazioni hanno aderito? Hanno aderito oltre 50 associazioni, c'è il patrocinio della regione, della provincia e di 8 comuni dell'Umbria. Purtroppo, e dico ancora purtroppo, ma anche il patrocinio del comune di Perugia. Se ti ricorda quali sono i comuni che hanno dato il patrocinio? Ce ne sono tanti, sono 8, si parte da Gubbio, che c'è anche qua la vice sindaca in rappresentanza del comune, c'è Foligno, c'è San Giustino, ce ne sono veramente tanti. Presidente, i diritti sono i diritti. I diritti sono per tutti i cittadini, ma soprattutto questa credo che sia un appuntamento per sottolineare quanto il tema della discriminazione basata sull'orientamento sessuale abbia bisogno ancora di impegno, di attenzione da parte delle istituzioni. E garantire le libertà significa anche cominciare da quei diritti molto personali e molto privati come sono quelli dell'orientamento sessuale, e le istituzioni devono essere molto vigili a far sì che questi diritti siano garantiti e rispettati.